Vediamo ora il secondo modo per dire se la particella alfa urta o no contro la sfera. Invece di andare a guardare il punto B, il punto d'impatto nel caso in cui urtasse, andiamo a cercare il punto C, che è il punto d'arresto, cioè dove questa particella alfa, a forza di rallentare, si fermerà. Se questo punto C lo troviamo a una distanza dal centro della sfera maggiore di 5 cm, che è il raggio della sfera, allora vuol dire che la particella alfa si ferma a una distanza maggiore del raggio, cioè fuori della sfera, prima della sfera. Se per esempio se troviamo 7 cm si ferma a 2 cm fuori. Se invece troviamo una distanza dal centro di non so, 3 cm, vuol dire che la particella alfa attraversa matematicamente la superficie della sfera e si ferma dentro la sfera. Poi in pratica fisicamente questo vuol dire che ha urtato. Quindi adesso andiamo a calcolare dove si trova il punto d'arresto C, se prima o dopo la superficie della sfera. Qui c'è disegnato il punto C nel caso in cui la particella alfa non urta perché sta fuori della sfera, e qui il punto C nel caso in cui urta, infatti sta dentro la superficie. Il procedimento è simile a prima, quindi la conservazione dell'energia meccanica della particella alfa mentre si sposta da A a C. Vedremo che il punto C starà dentro la superficie della sfera, quindi scriviamo comunque la conservazione dell'energia meccanica, energia meccanica in A uguale energia meccanica in C. La somma dell'energia cinetica e potenziale in A, dell'energia cinetica e potenziale in C. L'energia cinetica in C è 0 perché C è il punto d'arresto. Quindi per un attimo lì sta ferma la particella alfa. L'incognita è l'energia potenziale in C. Dopo vedremo meglio perché l'incognita è l'energia potenziale elettrostatica in C. Per adesso diciamo che è l'incognita semplicemente perché questo è noto e vale 0 e gli altri due termini sono noti. Infatti l'energia cinetica in A vale 100 keV e l'energia potenziale elettrostatica in A vale QVA, l'abbiamo detto anche prima, U uguale Q per V. Q è 2E, la carica dei due protoni, e VA era un kilovolt e mezzo. Quindi Q per VA, l'energia UA, vale 3 keV. Infatti 2 per 1,5 3, 3 K elettron volt. Perciò l'energia potenziale elettrostatica della particella alfa in C, punto in cui si ferma, vale 103 keV. Ma questa energia potenziale elettrostatica, se io la divido per la carica, cioè per 2E, la carica della particella alfa, mi dà il potenziale nel punto C. E questo potenziale vale 51,5 kV perché è la metà di 103. Quindi so il valore del potenziale, 51,5 kV, nel punto C. Perciò io conosco questo valore. Allora posso risalire alla distanza dal centro. È per questo che l'incognita era l'energia potenziale elettrostatica in C, perché da lì posso risalire al valore del potenziale VC, e dal valore del potenziale VC, sapendo che è un'iperbole, posso risalire a dove si trova C, e vedremo che si trova più vicino al centro rispetto a 5 cm, cioè rispetto a B. Infatti, questo è il potenziale in C, questo è il suo valore, e questa è la formula K0Q su RC, potenziale generato dalla sfera carica nel punto C, a distanza RC incognita. Questa distanza qui è RC. Perciò con la formula inversa mi ricavo questa distanza, K0Q su VC. Vado a sostituire, K0 è questo, Q la carica della sfera grande, 50 nanocoulomb, e VC è questo valore che ho trovato, 51,5 kV, è questo valore quassù. 10 alla terza, eccolo qui, il risultato è 8,7, l'unità di misura è metri. Infatti, Newton per metro, diviso un coulomb che rimane al denominatore, eccolo, per volt. Ma Newton per metro è joule, diviso coulomb è volt, metro e volt li ricopio, quindi questo è volt e si semplifica con quello sotto, e rimane soltanto questo metro. Quindi la posizione del punto C rispetto al centro della sfera è 8,7 per 10 alla meno 3 metri, quindi 8,7 mm.
che è minore di 5 centimetri, quindi vuol dire che il punto C si trova all'interno della sfera. La distanza dal centro, il punto in cui si ferma la particella alfa, il punto d'arresto, è a 0,87 centimetri di distanza dal centro, minore di 5 centimetri che è il raggio della sfera. Quindi vuol dire che la particella alfa ha attraversato la superficie da un punto di vista matematico. In pratica vuol dire che ha sbattuto prima. Vediamo che cosa succederebbe se l'energia cinetica iniziale fosse di 10 keV. Abbiamo visto nel video precedente che con 10 keV, anziché con 100 keV, la particella alfa non arrivava a sbattere perché l'energia cinetica in B veniva negativa, che non può essere, quindi non c'era l'urto. Anche adesso si conferma che con 10 keV di energia cinetica iniziale la particella alfa non urta, e lo verifichiamo con questo secondo metodo, cioè facciamo vedere che il punto C si trova fuori della sfera. Infatti facciamo gli stessi passaggi di prima. Siccome abbiamo detto l'energia cinetica adesso è 10 keV, 10 più 3 fa 103, cioè fa 13. Quindi qui c'è 13 keV diviso 2e, la metà di 13 è 6,5. Allora il potenziale in C non vale più 51,5 kV come prima, ma vale 6,5 kV. Ed eccolo qua, il potenziale vale 6,5 kV. Poi, sempre con lo stesso procedimento di prima, ricavo la distanza dal centro, ricavo cioè a quale distanza dal centro della sfera il potenziale vale 6,5 kV e troverò una distanza che è maggiore di 5 centimetri. Infatti, con la formula inversa, K0Q diviso 6,5 kV fa 6,9 cm, che è maggiore di 5 centimetri. Quindi il punto d'arresto si trova fuori della sfera, a conferma del fatto che non urta la particella alfa perché va piano, non va più a 100 keV di energia cinetica iniziale, ma va solo a 10 keV. Queste cose sono spiegate anche qua nel file. L'incognita è la posizione d'arresto dove la velocità si annulla. Troviamo con la conservazione dell'energia meccanica il valore dell'energia potenziale elettrostatica della particella alfa U nel punto C, 103 keV, poi la dividiamo per 2e, la carica della particella alfa, e troviamo il potenziale in C, 51,5 kV. Poi, ricordando la formula del potenziale generato da una sfera carica, con la formula inversa ricaviamo la distanza dal centro dove quel potenziale vale 51,5 kV. Cioè ricaviamo questa distanza del punto C dal centro sapendo che lì il potenziale vale 51,5 kV e troviamo meno di un centimetro, 0,87 cm, che è minore del raggio della sfera, 5 centimetri. Quindi la particella alfa ha oltrepassato la superficie, cioè ha urtato contro la sfera. Infine, se la particella alfa fosse lanciata a 10 keV, come abbiamo detto prima, non avrebbe urtato la sfera. Non solo perché veniva negativa l'energia cinetica in B, primo metodo, ma anche perché, rifacendo i calcoli, si trova a 6,9 cm il punto C, che è maggiore del raggio della sfera, quindi la particella si ferma prima della superficie.